Ciao, ben trovata, ben trovato. In questo video andiamo ad analizzare l'affermazione come mai ho avuto una resa diversa. Si tratta dello stesso campo e delle stesse olive. Sono 30 anni che faccio l'olio e ho sempre la stessa resa. Allora, innanzitutto sono affermazioni che da un punto di vista agronomico sono diciamo sbagliate, perché dire la stessa pianta, lo stesso olivo, nello stesso campo è un'affermazione sbagliata. È come dire noi due persone stiamo accanto, siamo due esseri umani, siamo le stesse persone. Non funziona così. Per cui andiamo a vedere, sentiamo l'esperienza di Liliano per quanto riguarda questa affermazione. Ho lo stesso filare di olivi, magari lo stesso tipo di cultivar, lo stesso moraiolo, e quindi come mai ho avuto delle rese diverse? Che cosa è successo? È successo qualcosa in frantoio oppure qualcosa parte già dal campo in maniera diversa? Perché non si può affermare che le olive sono le stesse, perché gli olivi sono gli stessi. Questo è impossibile. Le variabili sono appunto, al di là delle varietà dell'olivo, sono la quantità di per ogni olivo, perché ci può essere un punto. Proprio in questo caso qui di campo che abbiamo qui davanti c'è proprio questa situazione. Nella parte alta anche i moraioli hanno un pochino olive. Nella parte bassa, dove naturalmente c'è una pendenza e un clima diverso, il campo è lo stesso, le piante sono quasi uguali. La differenza ce n'è che non c'è quasi punto olive, ce n'è pochissime. Allora cosa succede? Succede che se io prendo quella fascia lì, che sono gli stessi olivi moraioli e frantoio come c'è di sopra, e questa parte di sopra dove ne hanno di più, è logico che quelli che ne hanno di più, la resa è minore, perché avendone meno naturalmente maturano di più. Questo è il discorso, perché la quantità determina anche la resa. Perché la pianta, diciamo, quando ha un forte carico di olive... Sì, sembra strano, ma la pianta se ha 20 kg d'olive o ne ha 10, la resa è diversa, perché il fatto di averne meno dà l'impressione che voglia in qualche modo cercare di bilanciare la quantità. Ma non è che lo voglia fare perché è la pianta stessa che lo decide, è il fatto che siccome c'è un passaggio di linfa dalla pianta verso l'oliva, come c'è nell'uva, l'uva lo zucchero c'entra attraverso le foglie si esauriscono perché c'è tutto lo zucchero e va a finire nell'uva, e così è nell'oliva. Se ne ha meno, la quantità che gli spetta per maturare è di più se ha meno olive. Se ne ha tante, tant'è vero, nello stesso olivo si può vedere, se si va a analizzare bene, si può vedere una frasca con un grondaccio pieno di olive. Va bene? E sono piccole e poco mature. Da un'altra parte c'è un'altra frasca, per qualche ragione ce ne sono la metà di olive, sono più grosse e più mature. Nella stessa pianta. Ecco perché si può trovare queste differenze. Quindi Liliano, l'affermazione stesse piante, stessa terra è sbagliata. Sì. Non è detto che debba essere, che la resa sia uguale. Può variare, perché ci sono tante componenti che lo determinano. Anche sulle stesse tipi di piante. Esatto.